Allora signori, una buonasera ai signori consiglieri comunali e signori del pubblico. Un po' di silenzio, diamo l'appello. Allora, testa, asseno, consoli, presente, Fassiolo, Occhipini, presente, Luca, presente, Chillani, assente, Pellegrino, presente, Bellia, presente, Iovulano, presente, Drago, assente, Festa, Virgilino, presente, Restifo, presente, Morina, assente, Caruso, presente, Cantone, presente, Pisichiello, assente, Cuscunazzi, presente, Scuderi, presente. Allora, 15 presenti, 5 assenti, la seduta in prosecuzione è valida. Ricordo ai signori consiglieri che ieri i lavori sono stati interrotti sul terzo punto, che ricordo pure qual è. Deliberazione Corte dei Conti numero 272/2012, rendiconto 2010. Signori, cortesemente un po' di silenzio, grazie. Adempimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 168, legge 266/2005 della legge finanziaria del 2006. Prego, consigliere Colamano. Sì, presidente, considerando che siamo sempre allo stesso punto all'ordine del giorno, il sottoscritto lascia i lavori del Consiglio per i motivi detti ieri sera, cioè dire l'incompatibilità per quanto riguarda la delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere Colamano. Buonasera a tutti, presidente, anch'io per lo stesso motivo, come ha detto bene la segretaria comunale ieri sera, che c'è incompatibilità fino a 4 gradi, io sono incompatibile e per questo abbandono l'aula, anche penso che sia doveroso che venga messo anche in verbale come ha detto ieri, qualche consiglio, grazie. Grazie a lei, consigliere Chivini. Prego, consigliere Chivini. Anch'io esco dall'aula per incompatibilità. Grazie. Prego, grazie signor Presidente. Io per certi aspetti, signor Presidente, non sono d'accordo, perché sembrerebbe che ognuno di noi stia nascondendo dietro di me. Anche perché si guarda a carattere generale di personale dell'ente pubblico comune molto sant'Anastasia. Quindi l'incompatibilità non esiste, secondo il mio modesto pensiero. Anche perché allora siamo incompatibili al momento in cui andiamo a fare il bilancio, non votiamo anche a risolvere per il personale, allora a quel punto il consigliere comunale c'ha un parere. Il dipendente comunale è incompatibile, quindi per me l'incompatibilità non esiste, perché si sta parlando a carattere generale, non si sta parlando di tizio o caio, assolutamente no. Quindi questa incompatibilità, se ci dobbiamo nascondere, non abbiamo la coerenza, la forza di andare a dire o sì o no in un atto deliberativo, io questa incompatibilità non la trovo assolutamente. A questo punto dico, siccome c'era un anno che era dipendente comunale, quindi incompatibile non la devo, ma che senso ha? Perciò andiamo a votare il bilancio, ci mettiamo i soldi nella bilancio che è dipendente e poi ci dichiara l'incompatibilità. Secondo me, signor Presidente, questa incompatibilità non esiste. Grazie a lei, consigliere Luca. Prego, sindaco. Presidente, chiedo scusa, io diciamo a prescindere queste cose, queste valutazioni che poi eventualmente saranno meglio spiegate, eccetera. Io mi chiedo e chiedo eventualmente Lumi, consigliere, la prego. Mi chiedo e chiedo Lumi, diciamo, a quelli più esperti, qua ce ne sono, cioè abbiamo la segretaria, abbiamo il revisore dei conti, abbiamo il ragioniere e così via, c'è una delibera del Consiglio Comunale, deliberazione, Corte dei Conti, eccetera, rendiconto 2010, adempimenti ai sensi dell'articolo legge finanziaria, eccetera. Cioè noi altri, io ho avuto modo di leggere questa delibera, l'ho letta più di una volta, ho sottolineato alcuni punti che comunque è inutile che sto diciamo, a dire perché penso che tutti i consiglieri l'hanno letta, ma diciamo dei punti che ci sono,
sono punti da quelli che io ho capito, riesco a capire, comunque eventualmente mi spiegheranno meglio, sono punti contabili. Io vedo qua solo esclusivamente punti contabili, io non vedo riferimento a personale, se noi altri lo vogliamo classificare precario o non precario, stabilizzato o non stabilizzato, io non vedo questo tipo di riferimento. Io vedo riferimenti normativi per quanto riguarda alcune diciamo determinazioni sull'ammontare dei residui attivi e passivi, sulle cose tributarie e extratributarie, se si sono rispettati alcuni parametri o non si sono rispettati i parametri, cioè dire su spesa ed entrate. Quindi io non lo so, questo tipo di cose, io ritengo consigliere comunale, per carità, sono liberi di dichiarare quello che più ritengono opportuno, però io direi cerchiamo di discernere e di sviscerare meglio questo argomento di incompatibilità o incompatibilità, perché francamente mi trovo perfettamente d'accordo il consigliere Luca quando dice scusate, ma quando noi altri andiamo ad approvare il bilancio, allora nel bilancio cosa dovremmo dire? Siamo tutti più o meno incompatibili su che cosa? Siamo anche incompatibili quando per esempio approviamo anche il piano triennale delle opere pubbliche, se un'opera deve essere localizzata a destra, a sinistra, a nord, a sud, o sul piano regolatore generale. Io la stessa cosa la vorrei sollevare per quanto riguarda la zona C, lo dico così, mi consenta signor Presidente, se ti vado un pochettino qua, se ti vado sempre 30 secondi mi siano consentiti, sulla zona C la incompatibilità, la zona C è già stata stabilita dalla regione e zona C è chiusa, noi non lo dobbiamo né espandere né diminuire, è quella la zona C, quale incompatibilità ha il consigliere sulla zona C? È quella, non è che stiamo in affare una zona C. Quindi io direi, quando ci sono esperti, vorrei, anche perché con la segretaria abbiamo visto un pochettino più approfonditamente questo problema delle incompatibilità, io direi vediamo di sviscerare prima questo problema delle incompatibilità, dopodiché i consiglieri per carità possono anche dichiararsi incompatibili, i consiglieri si assumono la responsabilità eventualmente di quello che dichiarano, giusto, se esistono incompatibilità. Scusate. Grazie signor sindaco, prego consigliere. Presidente, uscendo dall'aula ho sentito il consigliere Luca. Siccome qui non penso ci sia qualcuno che voglia nascondersi, io non mi nascondo dietro nessuno, chiedo al segretario se quello che dico è vero oppure no. Sono incompatibile o non sia in pianta organica? Mi dica se sono incompatibile oppure no. Alla luce anche di quello che è emerso ieri, premesso che è stato affrontato ieri un discorso di tipo generale, perché se non ricordo male il consigliere Bulano è stato il primo a partire e ha detto si applica l'incompatibilità. Io ora non ricordo esattamente le parole utilizzate, ho detto seguendo un'interpretazione rigorosa, la giurisprudenza parla di incompatibilità seguendo sempre delle interpretazioni rigorose. Oggi per la verità, perché è inutile nasconderlo, come lo sapete, sono sorti molti quesiti, sono venute molte persone a chiedere, abbiamo riletto insieme il provvedimento e anche contestualmente cercato tante giurisprudenze per cercare di capire se c'erano fattispecie che si potevano diciamo attagliare o comunque avvicinare al contenuto di questo provvedimento. Non abbiamo trovato nulla se non dei principi di carattere generale. Ora, innanzitutto ieri abbiamo parlato di incompatibilità generale perché mi pare che nessuno di voi abbia specificato quali sarebbero i motivi dell'incompatibilità. E quindi stabilire per esempio, abbiamo portato visto che nessuno ha dichiarato io sono cugino in che modo, mi pare che nessuno, quindi è stato affrontato un discorso in generale. Oggi alla luce di queste richieste di chiarimenti che sono provenuti da più parti effettivamente, senza entrare nel merito di rapporti di parentela e affinità che diciamo costituiscono l'interno del provvedimento, rileggendo il provvedimento e rileggendo la normativa e la giurisprudenza che diciamo, si esprime a livello generale sull'incompatibilità, effettivamente non si ravvisa, ora magari leggiamo insieme anche alcuni pezzi di questa giurisprudenza, anzi qua un parere di un comune. Comune di Varese, non si ravvisa utilità, cioè l'approvazione di questa delibera da parte del Consiglio non determinerebbe un'utilità per nessuno, perché rileggendo i vari punti del deliberato si dice prendere atto dei rilievi, e quindi questo non è un punto da cui si può diciamo ricavare un'utilità.
utilità che il consigliere darebbe approvando la riforma, accertare che l'ente cercato di operare nel rispetto della normativa, dare atto che l'ente attivato la procedura di stabilizzazione secondo la legge regionale, e cui il comune non entra nel merito della procedura seguita, ma si limita a prendere atto di quello che il tecnico dice della qualità di responsabile del procedimento della, di tutta, diciamo, la vicenda, e poi impegnare l'amministrazione a porre in essere quanto è necessario. È un impegno che obiettivamente vale come intento, perché non è un impegno in senso tecnico, mi sembra di capire, no? Non ci sono impegni di natura contabile. Impegna nel senso che fa sì che l'amministrazione vigili ad impegnarsi in modo tecnico, non di impegno di contabile. Così impegnarsi a vigilare con particolare attenzione rispetto alle scadenze, impegnare l'amministrazione in via propria. Quindi oggi, alla luce dei problemi che sono sorti ieri sera, perché molti sono a chiedere, in questo caso ci sarebbe, allora abbiamo visto che per questo è dichiarato effettivamente ci sarebbe, per altri no, se ci fosse proprio applicabile l'articolo 78 in materia di compatibilità. Io vi leggo questa giurisprudenza che abbiamo, diciamo, estrapolato, perché non ho trovato niente che si attagliasse al caso specifico. Ovviamente è un provvedimento troppo particolare per trovare una giurisprudenza che ci possa aiutare. Ed effettivamente la delibera attiene una sistemazione contabile richiesta dalla Corte dei Conti, e come tale punta, perché ovvio questo è un adempimento che il Consiglio fa non in base alle ordinarie competenze del Consiglio previste dal testo unico, ma in base a una normativa specifica in materia di rendiconto, contiene delle semplici indicazioni e non si ravvisa una specifica forma di utilità nei confronti di soggetti individuati. Io l'argomento che ho trovato, diciamo, di pregio, anche in modo sintetico, perché ci sono tante, è il concetto dell'utilità, cioè approvando questa delibera non si ricava nessuna utilità nei confronti di nessuno, perché è una delibera che ha natura di carattere generale, cioè non si parla di soggetti individuali, non si parla di assunzione. Questo è qua. Allora, quindi da quello che sostiene lei non dovrebbe esserci incompatibilità. Allora, ovviamente qua sì, io dico, interpretando la giurisprudenza, allora io adesso come nozione di utilità, ripeto, non trovo niente che si potesse appellare ancora meglio al nostro contenimento. Allora io, signori consiglieri, cortesemente, un attimo attenzione. Io anche alla luce di quello che sta emergendo stasera sulle scorte delle dichiarazioni che ha fatto la dottoressa, mi pongo, eppure voi vi dovete porre questi. Allora, se è vero che non esiste incompatibilità, soprattutto mi rivolgo ai componenti della seconda commissione e al presidente della seconda commissione, quando il consigliere Drago ha dichiarato che non partecipava alla commissione perché era incompatibile, allora se oggi emerge che è compatibile, può, mi dispiace che non c'è il consigliere Drago, può pure dire, scusate, se allora io sono compatibile e posso partecipare alla commissione, perché non dovrei partecipare alla commissione prima che questa delibera giunga in aula? Quindi andremo a invalidare pure questa delibera. Se qui già secondo il mio stesso parere. Scusate, signor consigliere, noi togliamo un diritto che spetta ai consiglieri comunali. Ma non vedo. Volevo. No, sì, però no, poi ci arriviamo. Cioè questo, riflettete pure su quello che ho detto, perché se noi stasera votiamo e i signori consiglieri che prima hanno detto che erano incompatibili, sulla scorta della delucidazione che ha dato la dottoressa, si convincono oppure diciamo che allora io sono compatibile, è un diritto, è una prerogativa del consigliere comunale, componente di una commissione, di partecipare alla commissione. Riflettiamo anche su questo, perché è un problema comune, è un problema del consiglio, è un problema di tutti. Prego, consigliere. Presidente, io la ringrazio. Buonasera a tutti. No, in condizione l'ha detto. Non c'è un posto fisso all'interno. Io sono abituato a vederlo là, una prospettiva diversa. Che
Presidente, io ho ascoltato attentamente le parole della dottoressa, le parole del consigliere Luca, che condivido, perché in effetti leggendo l'atto deliberativo, in effetti io non lo so chi dei presenti lo ha letto in maniera attenta, io ritengo insomma che si parla di, sono solo ed esclusivamente punti contatti, perché una relazione fatta dalla ragioneria comunale sulla base delle richieste che la Corte dei Conti ha avanzato a questo comune. Quindi così come ogni anno ci accingiamo ad approvare il bilancio di previsione o il rendiconto, anche questo è un argomento che fa parte delle prerogative che ha il Consiglio Comunale, anzi penso che insomma gli erano rimaste due, il piano regolatorio e il bilancio, perché poi insomma, tutto il resto sono sempre atti che comunque poi alla fine vengono varati sempre dall'amministrazione, quindi quantomeno come atto di indirizzo stasera a mio avviso c'è la necessità di affrontare. Presidente, sto microfono non funziona, lo sento a internet. Si sente benissimo, concludo, si sente benissimo. Si sente bene? Mi sentite tutti bene? Bene, bene. Grazie. E quindi, signor Presidente, io ritengo insomma di entrare nel merito di quello che è il corpo deliberativo, leggendo attentamente, a mio avviso, quelli che sono effettivamente i punti, e da questo tu anche vincere se c'è incompatibilità o meno, o se ci sono delle questioni che io mi collego a quello che è questo allarmismo generale che si è venuto a creare su un atto deliberativo contabile di questo genere. Io ripeto, non sono un tecnico, quindi ci troviamo a esprimere il nostro giudizio sull'atto deliberativo, oltretutto firmato dal sindaco, per quelli che sono stati gli atti che l'amministrazione su parere del ragioniere comunale hanno deciso di portare avanti e di varare negli anni passati. Sulla base di questa richiesta fatta dalla Corte dei Conti, noi ci ritroviamo a deliberare su 5, 7, 7 punti, quando sono 4, 5, 6, 7, 8, e in più c'è un emendamento che in commissione abbiamo discusso e che stasera metteremo ai voti. I punti dell'atto deliberativo sono questi: di prendere atto dei rilievi della Corte dei Conti di cui alla deliberazione numero 272. Di prendere atto della Corte dei Conti. Il Consiglio si può esimere prendere atto di quello che è una direttiva, una nota emanata dalla Corte dei Conti. Io voglio dire, su questo tipo, non vedo, non ci sono problemi dal mio punto di vista. Ripeto, sempre io non sono un tecnico, ora stasera sicuramente ci relazioneranno, abbiamo il ragioniere, c'è il collegio dei revisori quasi al completo, c'è la dottoressa del notaio della seduta, di accertare che l'ente, leggiamolo bene, di accertare che l'ente, naturalmente sono state utilizzate le parole giuste, ha cercato, di accertare che l'ente ha cercato di operare nel rispetto della normativa e dei principi contabili protettori vigenti. Quindi ha cercato, che l'ente ha cercato di atti, che naturalmente l'ente ha portato avanti, di dare atto che l'ente ha attivato la procedura di stabilizzazione secondo le disposizioni di cui alla legge regionale la 24 del 2010. E io penso che tutto è stato fatto all'interno di quelle che sono le norme, le regole e le procedure che la legge 24 del 2010 dava la possibilità da fare, di portare avanti. No, giustamente scelte politiche che l'amministrazione ha voluto portare avanti. Io ritengo che insomma, la politica oggi ha il ruolo di tutelare, di aiutare,
di creare occupazione, di dare la possibilità comunque di avere un lavoro a tempo indeterminato. Quello, almeno sulla carta, dovrebbe essere il ruolo della politica. Io ritengo che in una comunità come quella di Motta mi sembra giusto e doveroso, naturalmente, attenzione che sia chiaro, senza penalizzare nessuno, ma cercando di trovare un punto di equilibrio per portare avanti quelle che sono le giuste determinazioni che la legge all'interno di norme, regole e procedure consente. Quindi in questo non ci sono dubbi, di impegnare l'amministrazione a forza di cose, perché una volta che ci troviamo nella Corte dei Conti impegniamo l'amministrazione a porre in essere quello che è necessario. Quello che è necessario non vuol dire che dobbiamo fucilare 18 dipendenti affinché, insomma, si colmi il gap tra le spese utilizzate che l'ente utilizza per pagare i dipendenti e le spese correnti. Non c'è bisogno di fare questo, dico, ci sono altre soluzioni che possono essere adottate senza assolutamente penalizzare nessuno, e questo non lo dico io, ma lo dicono degli esperti che sono venuti anche in commissione, tra cui uno dei migliori amministrativisti, per quello che conosco io a livello regionale e forse anche nazionale, ma non perché lo dico io, perché i fatti lo dimostrano, e quindi diciamo, ci sentiamo tutelati da quelle che sono le parole di questi tecnici e luminari in termini di nozioni amministrative. Quindi, insomma, mi sembra giusto prendere atto di quello, di quelle che sono, insomma, queste cose, di impegnarsi a vigilare, e quello è il nostro compito, di impegnarsi a vigilare con particolare attenzione sul rispetto delle scadenze, dei parametri, dei limiti imposti dalle norme vigenti. E va, signori, questo fa parte del compito per cui noi siamo qua e portiamo avanti, insomma, il nostro impegno, di impegnare l'amministrazione ad effettuare in occasione del prossimo rendiconto un'attenta ricognizione. E ma ci possiamo esimere da questo? Non è assolutamente possibile, insomma, lo impone lo status di consigliere comunale e fa parte delle prerogative nostre, di inviare copia della presente alla Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Siciliana, e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguito. Ora, per eccesso di zelo, e perché secondo me mi sembra anche giusto, tenuto conto di quelli che sono stati gli atti che si sono consumati negli anni passati, signor Presidente, io ritengo che è doveroso, e lo abbiamo condiviso assieme ai colleghi consiglieri comunali, abbiamo proposto, e stasera lo metteremo ai voti, un emendamento di seguire le indicazioni che dalla stessa Corte proveranno in ordine alle misure correttive. Nel senso, noi prendiamo atto di quello che voi ci avete detto e di quelle che sono le direttive che in qualche modo ci avete dato. Siamo disponibili, qualora ci fossero delle indicazioni per cui a noi ci possono essere utili per sanare questa laguna che si è venuta a creare, noi siamo disponibili, pur non essendo responsabili tutti i consiglieri comunali che ci troviamo e che sediamo in questi banchi, ne prendiamo atto, siamo disponibili eventualmente a seguire quelle che sono le indicazioni, se ci dovessero essere indicazioni. Diversamente, naturalmente, ci avverrebbe di tecnici del ragioniere comunale per trovare il giusto equilibrio, per non penalizzare assolutamente nessuno, perché insomma si cerca di fare questo, così come dice l'atto deliberativo, ho letto poco fa, ha cercato l'amministrazione di portare avanti nel migliore dei modi all'interno delle norme, regole e procedure, la stessa cosa faremo noi. Io ritengo che come consigliere comunale non possiamo assolutamente esimerci da questo compito. Uno si può benissimo dichiarare compatibile, perché
Io è vero che comunque l'incompatibilità in questo caso, molto probabilmente, io dico molto probabilmente perché non sono un tecnico, non c'è. Però d'altronde diventa una questione anche morale, io ho la moglie, io ho lo zio, come ha dichiarato il consigliere, io ho l'amante, no, io all'amante no. Quindi poi lui evidentemente ha un parente all'interno, non è della di dire lunga, è una cosa morale, insomma, più che altro, una questione morale. Quindi io no, ma rispetto la scelta dei consiglieri comunali che decidono di non votare, rispetto anche dal punto di vista morale, perché secondo me il presidente difficilmente potrà essere inficiata, ripeto, questo è il mio pensiero personale, difficilmente può essere inficiata la delibera, perché io ritengo che il consigliere Drago conosce bene qual è la normativa, io ritengo che lui sa il fatto di essere incompatibile, di che si lascia spazio a tante interpretazioni, quindi lo ha fatto più per un discorso, per una questione morale che dal punto di vista proprio legislativo, di procedura, di incompatibilità. Ritengo, ripeto, sono cose che penso io, le faccio come io per cercare di seguire un filo. Quindi per quanto mi riguarda, io, come in questi casi uno non si sente mai confortato, perché di un consigliere comunale che naturalmente si trova a gestire determinate problematiche e dinamiche, non è facile, te lo posso assicurare, perché poi anche noi alla fine dobbiamo cercare di avere dei conforti anche esterni, allora sai, io conosco a questo, ora lo chiamo, senti, sai, mi trovo a gestire una situazione del genere, che può votare un atto deliberativo, c'è una rivoluzione, c'è un allarmismo pazzesco, c'è chi pensa che verrà licenziato domani mattina, c'è chi... quindi naturalmente ci troviamo in difficoltà, non è facile, ve lo posso garantire, almeno per me, possibilmente c'è gente, sicuramente qua in questi bandi ci saranno tanti che conoscono e sono assolutamente detentori della verità assoluta, e magari già sanno che non hanno bisogno di telefonare, di muoversi, di informarsi, di leggere, di apprendere, di capire com'è la situazione. Io assieme a tanti altri consiglieri comunali che stiamo battendo abbiamo chiesto, avuto il conforto di parecchie persone, tra cui la più rilevante, l'ho detto poco fa, un amministrativista di fama nazionale, regionale, quindi ci sentiamo da questo punto di vista confortati. Però tengo conto del fatto che stasera siamo in consiglio comunale, c'è un volto pubblico, ci sono parecchi dipendenti, io ritengo insomma che disquisire l'argomento ancora più nei particolari potrebbe anche riuscire a dare la possibilità comunque di comprendere meglio quello che noi oggi ci troviamo a votare, ripeto, sulla base di una rilevazione fatta dalla Corte dei Conti. Quindi mi riservo, signor Presidente, se lo riterrò necessario, di intervenire dopo aver sentito anche la relazione da parte del ragioniere comunale del Collegio dei Revisori. Grazie. Grazie a lei, consigliere Conti. Prego, consigliere. Scusi, il consigliere Conti riesce sempre a drammatizzare. Secondo me questo è un argomento molto importante, forse il più importante in assoluto di questa legislatura, non a parer mio. Riesce a spiegare un atto deliberativo molto importante, dicendo che non c'è nessun problema, che non c'è nulla di allarmante, che nessuno rischia niente,
Io invece ho visto il segretario non molto sicuro sulla compatibilità. Quindi io voglio partecipare alla seduta, voglio partecipare alla discussione e quindi vorrei che il segretario mi mettesse per iscritto il fatto che io... ma potrebbe metterlo per iscritto? Quindi il segretario dice che tutti i consiglieri comunali sono compatibili con la zona. Non è una questione matematica, è un'interpretazione della giurisprudenza. Quindi siamo tutti. Io ho dato il mio parere, voi siete liberi di attenervi o meno? No, mi dispiace. Io non divento consigliere comunale. Mi dispiace per chi è assente. Ci sono due tra i più grandi protagonisti del consiglio comunale fuori, il consigliere. Io pure ho spiegato come è andato libero, quindi potrebbero rientrare. Sono qui, potrebbero rientrare. Se vogliono, se vogliono partecipare, se vogliono potrebbero rientrare. Io partecipo, continuo perché sono compatibile, da quello che mi dice. Da quello che mi dice sono compatibile. E continuo. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico presente in sala. Il pubblico là a casa purtroppo mi vedrà da tre quarti posteriore, ma questa è la posizione della telecamera, non possiamo farci niente. Sì, perché so che adesso è molto floating il... Innanzitutto, signor Presidente, volevo ringraziare il segretario comunale perché ci ha dato dei chiarimenti sulla giurisprudenza che regola i termini di incompatibilità che mi hanno veramente convinto. Faccio questo intervento perché un attimo prima dell'intervento del dottore Consoli, lei signor Presidente ha eccepito il fatto che la seduta di commissione precedente al Consiglio Comunale poteva, per questo fatto della dichiarata incompatibilità di un consigliere comunale, essere inficiata nella sua validità. Io signor Presidente mi sento in assoluta buona fede di poterla, anche alla luce di quanto emesso, di poterla rassicurare su questo punto di vista. Perché? Perché nella seduta di commissione chi si è alzato dicendo io mi ritengo incompatibile e non partecipo alla discussione lo ha fatto per una scelta propria e per delle considerazioni proprie, non piuttosto perché è stato gli è stato intimato o è stato ammonito sulle conseguenze di una incompatibilità. Di incompatibilità fino adesso ne ha parlato soltanto chi si è alzato e si è dichiarato incompatibile, quindi come scelta personale, per motivazioni personali, perché potrebbe essere, non è stato detto, tranne per quanto riguarda il consigliere, non è stato detto se chi si è dichiarato incompatibile lo ha fatto per una questione di parentela, lo ha fatto per una questione di altro tipo di incompatibilità. Si è alzato e si è dichiarato incompatibile, ma senza che nessuno lo abbia ammonito, d'accordo, sui rischi in caso di contravvenzione alle norme sulla incompatibilità. Quindi ritengo che sia valida la seduta di commissione consiliare che ha trattato il punto, e ritengo che sia valido, fermo restando che ognuno, voglio dire, secondo anche una questione, come diceva il consigliere Consoli, morale, personale, decide di alzarsi e non partecipare alla seduta, senza che per questo si debba ancora continuare a parlare di questo, e come ha fatto il consigliere Consoli entrando già nel vivo dell'argomento, continuare a trattare il punto su una delibera che peraltro è stata pregevolmente messa a punto dagli uffici preposti, che ha passato tutte le validazioni degli organi di controllo, e voglio dire
stiamo parlando di, diciamo, delle massime autorità competenti in questo campo, in questo contesto. Per cui, secondo me, signor Presidente, ci sono tutti gli ingredienti affinché ci possa essere la serenità di tutti per portare avanti questo punto, l'ordine del giorno, così come è stato impostato, così come è stato emendato, e risolvere questa vicenda. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere. Prego, consigliere Passione. Grazie, Presidente. Io volevo dire questo. Questa discussione sull'incompatibilità nasce alla fonte, perché io leggo dalla dichiarazione dei revisori, dal verbale dei revisori dei conti, che anche uno di loro si è dichiarato incompatibile. Quindi un organo così preparato, tecnicamente preparato, si dichiara incompatibile, tipo, al di là del fatto che io non ho la conoscenza professionale per poter dire se lo è o non lo è, però è chiaro che al consigliere comunale che ha la conoscenza, dico, gli viene il dubbio che può essere incompatibile se già dall'organo preposto arriva una dichiarazione del genere. Cioè, questa è la mia considerazione, per questo l'avevamo dato già dall'inizio. Non so se questo principio vige per tutti, allora i revisori in questo caso devono naturalmente riunirsi, tutti e tre, cioè hanno l'obbligo di farlo per verificare, per poter dare poi il loro parere sulla delibera. Questo è il fatto considerato che la commissione sicuramente non ha parere vincolante, quindi può essere anche superato, però il parere dei revisori è un parere fondamentale in questo caso. Ma è una mia riflessione, può anche darsi che... È assente giustificato perché è incompatibile. No, c'è scritto che è assente giustificato, ma abbiamo chiesto perché è incompatibile. Giustificato, sì. Io non voglio fare altre considerazioni, perché potrei pensare a voce alta che ieri sera è mancato il numero legale quando c'erano 10 unità in aula e 3 erano assenti perché sono dichiarati incompatibili. È una considerazione, un altro pensiero mio a voce alta. Essendo io il presidente della seconda commissione, vorrei un attimo entrare nel punto e magari leggendo l'ultimo verbale, perché è stata fatta più di una commissione trattandosi di un argomento abbastanza delicato, insomma una delibera impegnativa sicuramente, soprattutto il punto 5, perché poi credo che gli altri punti sono assolutamente tecnici, cioè riguardano proprio alcuni residuativi, insomma riguardano delle cose molto tecniche. Il quinto punto invece riguarda proprio lo sforamento sul rendiconto 2010 per quanto riguarda, cioè lo sforamento dei parametri per quanto riguarda il costo del personale con rispetto ai parametri. Questo in breve, diciamo, poi chiaramente il dottor Lira chiaramente potrà risultarlo in maniera più tecnica e più precisa. Quando ci siamo riuniti abbiamo chiesto naturalmente la presenza di un avvocato esperto, come diceva il consigliere Consoli, perché naturalmente volevamo essere rassicurati sulla responsabilità dei consiglieri comunali, del consiglio comunale che vota una delibera di questo tipo. E l'avvocato ha assicurato che sull'ordinanza che ha fatto la Corte dei Conti, il deliberato che stiamo leggendo e quanto di meglio, cioè la risposta migliore che potesse dare l'amministrazione, anche perché leggendo la relazione della Corte dei Conti io leggo che non consiglia ma ordina che a cura del servizio di supporto alla funzione di controllo copia della presente denuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio Comunale, di conseguenza a tutti i consiglieri, ai fini dell'adozione delle misure correttive. Cioè noi stiamo votando delle misure correttive su degli accertamenti di irregolarità che ha fatto la Corte dei Conti sulla nostra amministrazione. Quindi non stiamo votando né l'assunzione né il licenziamento di nessuno. Stiamo votando delle misure correttive che chiaramente l'amministrazione propone alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti ce lo ordina,
non è che ce lo chiede per piacere. Quindi i consiglieri comunali sono chiamati ad assumersi la responsabilità di votare queste misure correttive, perché qualora non lo facessero, significa che non hanno nessuna intenzione di adottare delle misure correttive. Questo è quello che dovremmo spiegare noi alla Corte dei Conti. Ha detto bene il consigliere Consoli, abbiamo inoltre aggiunto, proprio perché non siamo dei tecnici, abbiamo fatto un emendamento aggiuntivo che poi magari il Presidente cortesemente lo rileggerà integralmente, proprio per dire che comunque qualsiasi, se questo non bastasse, siamo pronti ad adottare qualsiasi misura loro volessero indicare. E per quanto riguarda la relazione dei revisori dei conti, c'è una nota sul verbale della commissione che adesso il Presidente del Consiglio leggerà, perché voglio farvi rilevare che il Collegio non dà un parere specifico su questa proposta deliberativa, ma dichiara prende atto, anche se a mio parere, solo a mio parere, dicendo, raccomandando poi alla fine, nelle ultime righe, di adottare quanto previsto dal deliberato, secondo me si legge fra le righe che comunque i revisori diciamo, considerano giuste le misure correttive adottate dall'amministrazione. Però io poi di questo prende atto, vorrei proprio invitare il dottore Spinella a così a relazionare, così come ha fatto in commissione, così tutti i consiglieri possono, diciamo, prendere atto in questo caso di quanto dichiarato da lui. Grazie. Grazie a lei, consigliere Passione. Prego, Sindaco. Sì, grazie, signor Presidente, signor consigliere, grazie. Io ho ascoltato con molta serenità l'intervento anche del consigliere Consoli, che ha trattato l'argomento sul problema delle compatibilità o incompatibilità. Mi trovo perfettamente d'accordo su certi aspetti. Sicuramente incompatibilità, forse morale, giustamente potrebbe anche esserci, incompatibilità morale se uno si sente. Poi comunque, sotto questo punto di vista, sono scelte, ha detto bene il consigliere Consoli, ma anche altri, sono scelte personali. Cioè, uno, se si crede compatibile o meno su un atto deliberativo, ebbene lo esterna, dice quale possa essere la motivazione, il consiglio ne prende atto, questo è l'esempio. Qua noi altri in questo atto deliberativo stiamo andando a parlare di misure correttive dal punto di vista economico-finanziario. Io mi chiedo, siamo incompatibili consiglieri comunali, sindaco e giunta quando adottano alcuni atti deliberativi per l'acquisto, per esempio, di determinati banchi nella scuola media o elementare? Tutte, forse, o quasi tutte, abbiamo parenti, se non diretti, figli, nipoti, cugini che frequentano la scuola elementare, siamo incompatibili? Cioè, questo tipo di incompatibilità diventa una cosa. Comunque io mi attengo, e non voglio continuare su questo punto, ma voglio fare evidenziare alcuni punti salienti dell'atto deliberativo. Io mi attengo scrupolosamente a quello che hanno detto i consiglieri comunali, poi se c'è qualcuno che si vuole dichiarare incompatibile, che ha tutta la mia considerazione, e a quello che ha detto la Sergi, ha avuto modo di approfondire l'argomento, anche se l'ha detto e l'ha specificato lei, non ha trovato una cosa specifica, però una cosa di carattere generale. Ora, la Corte dei Conti ha chiamato il Consiglio Comunale, quindi l'amministrazione, l'ufficio, a chiarire determinati punti dal punto di vista economico e finanziario. Io non vi voglio tediare su tutti i punti, ma io una cosa voglio puntualizzare, che diciamo i consiglieri comunali debbono tenere conto. Cioè, la Corte dei Conti dice che per quanto riguarda, perché poi il punto fondamentale è la questione della spesa, tra personale e la spesa corrente. Io, siccome ero bravissimo in matematica, lo dico a ragion veduta, molto bravo, e poi comunque anche alla luce delle esperienze, dico, dice la Corte dei Conti, io vorrei che lo focalizzaste questo punto. Nell'esercizio precedente l'ammontare complessivo della spesa per il personale non superava la soglia del 50%, perché era al 49,95. Allora io dico,
sui 50%, se il 50,1% supera la soglia del 50%, non c'è dubbio che la matematica è la 50,1 è superiore al 50%, 49,95 è al 50%, non è altro sotto il 50%. Quindi dico, questo motivo del contendere, anche in un concorso pubblico, se fanno determinati parametri, per 0,5 tu vinci il concorso dell'autopetto. Quindi la matematica purtroppo, rispetto a tutte le altre scienze, non è un'opinione, la matematica è una scienza, possiamo dire, esatta. Quindi la matematica su chi è uno, su chi è due, su due, non si possono cambiare queste cose. Quindi lo dice lo stesso la Corte dei Conti, cioè nonostante noi altri siamo andati, diciamo, a modificare, a chiarire meglio quelli che sono stati i parametri adottati. Quindi io direi, il Consiglio Comunale vuole sviscerare, poi ci sono quei tecnici, per carità, non voglio dilungarli ulteriormente, io ho voluto focalizzare questa cosa perché mi sembra fuori dal comune. Ci sono quei tecnici, lo diranno, ma il Consiglio Comunale è diciamo chiamato ad esprimersi, lo ha detto bene, lo ha focalizzato molto meglio il Presidente della Commissione, il Consigliere Sassioli, è chiamato ad esprimersi per aggiustare, per chiarire quelli che sono alcuni parametri che non erano stati ben chiariti precedentemente. L'atto deliberativo è stato diciamo stilato con dovizia di precisione quasi millimetrica, per cui io direi, consigliere comunale, vogliamo esprimersi, fermo restando, lo ridico ad alta voce, fermo restando che se c'è qualche consigliere comunale che dal punto di vista morale, dal punto di vista, si sente incompatibile, perché in realtà lo può esternare. Io non ritengo che sia da condannare su questo, però il Consiglio Comunale è chiamato anche ad esprimersi su determinate problematiche che la Corte dei Conti ha evidenziato, ed è questo quello che noi altri dobbiamo chiarire. Qua non si parla e non si tratta né di personale né di quant'altro, si parla semplicemente di chiarimenti su alcuni parametri finanziari. Qua ci sono i revisori dei conti che comunque, certo, probabilmente, consigliere Consoli, il problema del revisore dei conti che, diciamo, si è dichiarato, non lo so, comunque nel verbale, si è detto, incompatibile. Qua io direi forse è un'incompatibilità morale, perché visto e considerato non voleva pronunciarsi su determinate cose, perché avrebbe potuto probabilmente deviare quelli che potessero essere le considerazioni del collega del revisore. Io credo di interpretarlo in questo modo, ma non perché ci fosse una incompatibilità palese in questo senso, giusto? Io mi fermo momentaneamente, eventualmente di intervenire successivamente anche fuori. Grazie sindaco. Prego, consigliere Buono. Grazie Presidente, dalla mano del Paolice quasi quasi mi sto preoccupando. No, non voglio andare a fare. Io sono educato perché ho sentito il mio nome fatto da qualche consigliere comunale che probabilmente di esperienza ne ha molto meno di me, non voglio essere presuntuoso, perché non essendo di primo pelo, ma già il pelo l'ho pure buttato via, ritengo che il sottoscritto ha semplicemente ieri sera fatto una domanda ben precisa sul rapporto di parentela e il segretario mi risponde che su una, anche perché questo atto deliberativo, io non vorrei sbagliare, ma le misure correttive vengono prese per, in una direzione, perché c'è stato, come dire, si è fatto un percorso, probabilmente così come ha utilizzato il consigliere Consoli, dove si è venuta a creare qualche lacuna, e la Corte dei Conti vuole che il Consiglio Comunale prenda le proprie responsabilità affinché possa usare delle misure correttive in tal senso. E allora io ritengo, siccome qua tutti quanti forse siamo tuttologi, tutti sappiamo tutto, io posso affidarmi al sindaco per quanto riguarda la chirurgia, la medicina, e sicuramente ne vado certo e sicuro di affidarmi in buone mani, ma certamente di materia giurisprudenziale sicuramente ne sa tanto quanto ne so io, forse un tantino meno. Dico il sindaco per dire, non voglio offendere il sindaco né tantomeno nessun altro,
ma ritengo che ognuno col proprio mestiere. E se da ieri sera oggi cambia, come dire, la posizione e il consiglio tecnico da parte del segretario comunale, questo mi ha un tantino perplesso e mi preoccupa pure. Perché io vorrei porre anche un'altra domanda. Noi siamo stati chiamati, lei poc'anzi diceva, tre consiglieri comunali sono usciti e quindi è venuto a mancare il numero legale. Tre consiglieri comunali, guarda caso, c'è cioè il consigliere comunale, il consigliere Drago e il consigliere Ottipini. Noi siamo, erano quattro, scusi, io ho detto tre, ma noi siamo usciti, a differenza di qualcun altro che magari uscendo dall'aula e gli è stato chiesto come mai stai andando via, devo andare a cenare. Noi non siamo andati a cenare, noi siamo rimasti qua, alla ripresa dei lavori eravamo ancora qua, quindi materialmente abbiamo dato quello che è il nostro contributo di consigliere comunale nel miglior modo possibile, senza pensare alla cena così come ha fatto qualcun altro. Quindi la nostra responsabilità l'abbiamo dimostrata. Nessuno vuole, come dire, esimersi dal votare un qualche cosa, perché io le pongo un quesito. La zona C, dove lei magari ha un cugino o io ho una sorella che ha un terreno nella zona C, ritengo che lei, no, né lei né io né nessun consigliere comunale va a fare gli interessi di quel tizio soltanto, va a fare gli interessi di tutta una collettività. Qui noi andiamo a prendere, e pertanto siamo incompatibili, o sbaglio? Qui noi andiamo a prendere le misure correttive, al di là appunto del discorso legale che può essere sicuramente interpretato, perché poi davanti a un giudice chissà come può anche pensare o gestire la questione, ma ritengo anche dal punto di vista morale nessuno, in particolar modo io, vorrei, come dire, condizionare con la mia presenza nessuno dei consiglieri comunali, e pertanto dopo aver chiesto specificatamente e eventualmente vado a prendere l'atto di matrimonio, devo portare la segretaria per fargli capire qual è il rapporto di parentela, ho chiesto se magari, essendoci il rapporto di parentela, il sottoscritto era incompatibile. La risposta è stata questa, è registrato, pertanto onde evitare che magari, così come è successo in buona fede anche per qualche altro consigliere comunale all'interno di questo consiglio comunale, che va a votare un atto deliberativo involontariamente perché non si rende conto, non perché come dire, c'è retroreso, ma perché non ci si rende conto nella buona fede di votare un qualche cosa che può poi creare un interesse per un parente o un qualsiasi affine o eccetera. Io ritengo che più responsabile, così come ho fatto io, come ha fatto il consigliere Drago, il consigliere Ottipini, non perché ritengo, così come parlo a nome mio, parlo anche a nome dei due consiglieri comunali che certamente non avranno altre, come dire, altri interessi per non partecipare, ma certamente questo è stato fatto affinché nessuno possa dire che i consiglieri comunali che hanno dei rapporti di parentela all'interno di questo consiglio comunale, visto che l'atto deliberativo riguarda una parte e non a 360 gradi tutti i dipendenti comunali, certamente è più corretto, più responsabile abbandonare l'aula e non partecipare al voto, per evitare qualsiasi dubbio, qualsiasi interpretazione negativa da parte di nessuno e soprattutto della gente che in attesa chissà di quale fumata nera o bianca. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Guano. Prego. Grazie Presidente, io mi sono affrettato a venire, non solo mi ero venire proprio completamente a condannare perché ognuno è incompatibile, giustamente non può nemmeno assistere, ma visto che il notaio della seduta, il segretario comunale si era creduto magari giustamente, io ero uscito e non l'ho ascoltato sorprendendo, ma ieri sera aveva detto appunto che eravamo in compagnia del rapporto grande, io anche dei parenti, però visto che stasera la dottoressa ha rivisto un pochettino la sua situazione, l'ha focalizzata, io sono qua a prendermi le mie responsabilità come ho fatto fino adesso il mio gruppo, e siamo stati sempre presenti da 4 anni a questa parte, io personalmente sono stato assieme una sola volta, siamo qua pronti a prendere le nostre responsabilità. La cosa che mi dispiace, io non so purtroppo di quello che si è parlato,
certamente non siamo quelli compatibili, non siamo andati via per nasconderci, cioè, invece è consigliere Carlo per nasconderci il consigliere Cubano Vogliato. La dottoressa giustamente ha fatto, abbiamo chiesto al consigliere Cubano per l'incompatibilità, per dire che siamo usciti, ma ora siamo qua per le nostre responsabilità. La cosa sto dicendo che più mi dispiace è queste voci che girano fuori, questa situazione che si è dovuta creare fra i dipendenti ex articolisti e i dipendenti che sono dipendenti da diversi anni. Cioè queste fantasie che vengono dette in piazza, che qualcuno verrà licenziato, io in questa delibera che l'ho fatta vedere a pure collegare, mi ha detto che non c'è niente di tutto questo. Sono giustamente che la Corte dei Conti ha chiesto di attuare queste correttive, ci stiamo impegnando politicamente, non siamo dei tecnici, ad che queste vengono diciamo mantenute, ma non vedo niente di tutto ciò, e mi dispiace che si venga a creare, qualcuno ci sta speculando anche politicamente, ma tu non hai visto quello di prima, io ho visto quello che mi viene portato in Consiglio Comunale, questo è l'ultimo delibero che viene portato in Consiglio Comunale, io non vedo niente di eccezionale. L'ho fatto vedere pure con le gare, oltre il conforto che ci ha dato il professore Cariova nella seconda commissione, che ha dato, voglio dire, e mi sembra che non c'è niente di strano, sono qua comunque, come vedete, io e il mio gruppo a prenderci le nostre responsabilità. Grazie a lei, signor. Prego, consigliere Giacomo. Grazie, signor Presidente. Io volevo partire dalla riunione della commissione in cui giustamente lei diceva che mi sono dichiarato incompatibile, perché ce lo siamo posti questo problema molto onestamente con senso di responsabilità, finché nessuno possa dire che su di noi consiglieri, mi riferisco in questo caso particolare consiglieri Urbano, Cicinto, che ci possono essere delle, diciamo, delle disattenzioni volute. Come ci siamo persone di tempo per responsabili, ci siamo posti questo problema. E la commissione mi sono dichiarato incompatibile, pur essendo un discorso di carattere generale, onde evitare problemi. Potrebbe essere valida, non lo so. Comunque è stata una commissione interlocutoria nella quale non si è definito nulla. Nella commissione successiva io non ero presente perché non ero materialmente qua a Motta, e quindi dico, succede, no, nessuno può eccepire questa mia non presenza. Per quanto riguarda la presenza del componente collegio del Tesoro dei Conti, io leggo dai verbali che è una presenza giustificata. Presenza giustificata, quante volte noi nel Consiglio Comunale ci facciamo giustificare le nostre, scusa, l'assenza giustificata, quante volte ci facciamo giustificare le nostre assenze? Quindi non sappiamo perché il componente del Tesoro dei Conti era assente, quindi là ci ha messo con l'assente giustificato, non sappiamo le motivazioni. Ieri sera questo problema ce lo siamo riposto, almeno i tre consiglieri, come dicevo benissimo prima, che mi hanno preceduto, ci siamo posti, l'abbiamo chiesto perché abbiamo riflettuto su questa cosa, siamo incompatibili, è un provvedimento di carattere generale, forse non lo siamo, e abbiamo chiesto al segretario, ovviamente lui, essendo lei la garante di queste sedute dal punto di vista giuridico, abbiamo chiesto se c'era questa incompatibilità oppure meno. E l'incompatibilità è uguale per tutti quanti i tre consiglieri dal punto di vista di grado di fare rapporto di parentela. Ci è stato risposto di sì. E noi correttamente siamo usciti dall'aula, quindi in perfettissima buona fede, perché ci siamo posti la questione, siamo usciti dall'aula e siamo rimasti qua fuori dall'aula, perché non vogliamo, come diceva il consigliere Fini, influenzare nessuno, o Fini, come ricordo Ricolano, influenzare nessuno e determinare alcunché su questo atto deliberativo. E siamo usciti qua, siamo rimasti, tant'è che dopo eravamo qua e fino alla chiusura dell'ora di mancanza di numero legale eravamo fuori dall'aula, e quindi diciamo era perfettamente corretto da parte nostra. Io stasera presente sono venuto così casualmente perché ho avuto un altro impegno familiare, mi sono spiegato un po' prima e sono venuto, perché sapendo che era incompatibile non sono neanche avvicinato, mi sono venuto che ci vado, però mi sono spiegato prima di questi problemi familiari e sono venuto.
sono venuto, ho sentito casualmente, sono al momento in cui si parlava di questa incompatibilità. Se il segretario generale ci dice che ha fatto le sue giuste, opportune ricerche, anzi lodevole da parte sua questo comportamento, anzi un comportamento professionale, noi, io sono qua, come credo anche gli altri consiglieri sono entrati, non ho alcunché da temere, entro in perfetto con Archele, se il segretario generale dice che non ho nessuna incompatibilità, non vedo perché devo uscire. Io mi sento a posto con la mia coscienza se mi si dice che non c'è incompatibilità, anche perché se il segretario generale mi dice che non c'è incompatibilità e io mi dichiaro incompatibile, dichiaro il falso. Quindi io non voglio dichiarare cose false. E ripeto, tant'è che ieri sera la volta mattina l'abbiamo posta, proprio per un eccesso, perché effettivamente un eccesso di zero forse da parte nostra, ma correttamente, un comportamento comunque corretto. Quindi io dico, sto qui, mi assumo le responsabilità, il mio gruppo è anche qui, e come mi sono sempre assunto, non mi sono mai defilato sulle responsabilità di consigliere comunale. Ritengo solo che abbiamo fatto tutto in perfetta buona fede. La commissione a cui ho partecipato non è stata conclusiva di alcunché, ma è stata nella riunione successiva, che comunque è sempre fatto, forse quello un po' più arbitrario perché non avevo, ma questo dubbio aleggiava, quindi vabbè, in questa comune parte della commissione mi dichiaro, ma non sicuramente con fini o altri scopi, ma in perfetta buona fede. Quindi dico, rimango io qua per la seduta, perché la dichiarazione del segretario generale, che giustamente ha fatto una ricerca dopo la discussione di ieri sera, e ritengo che sia corretto da parte mia restare qui, se no dichiarerei il falso. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Dato. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Concordiamo con il consigliere Bellina nel ritenere questa una delibera particolarmente importante e delicata, e credo che sia una delibera che travalichi quelli che sono i confini della semplice responsabilità politica. Credo che si vada verso una direzione di responsabilità anche prettamente personale, e guai a mischiare la responsabilità politica con la responsabilità personale, soprattutto sollecitando responsabilità, sollecitando altre forme di diciamo convincimento, tra virgolette, rispetto a una questione così delicata. Per responsabilità politica, per intenzione politica, per orientamento politico, col mio gruppo, è chiaro che siamo per il lavoro, stiamo per i lavoratori, soprattutto per quei lavoratori che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma totalizzante della precarietà, no? la precarizzazione della vita che si ripercuote in tutti gli aspetti, in tutto l'equilibrio familiare. Ciononostante ci tengo a ribadire, come ha ben fatto il consigliere Ortiminti, che qua in questa vita non si parla né di licenziamenti né di altro tipo di negatività del genere, perché sono delle misure correttive, diciamo, che la Corte dei Conti ha ordinato e quindi che l'amministrazione ha predisposto. Non si parla di licenziamenti, quindi questo clima di terrore può anche finire, diciamo. Però credo appunto che queste delibere spinga il Consiglio Comunale verso una responsabilità più forte, una responsabilità personale vera e propria. Perché noi, come consiglieri comunali, nel 2010 votammo un bilancio. Lo votammo per responsabilità politica, lo votammo con dei pareri tecnici favorevoli, lo facciamo col massimo della responsabilità che contraddistingue il nostro ruolo e contraddistingue questa istituzione. Oggi credo che la situazione sia un tantino diversa, nel senso che viene portata in Consiglio Comunale questa delibera, il cui corpo della delibera, compreso le premesse e le considerazioni, al nostro modo di vedere, e anche noi ci siamo consultati con tecnici e ci siamo consultati anche con amministratori locali, al nostro modo di vedere è superata rispetto alla memoria scritta del sindaco, del protocollo 168 del 70 del 21 settembre 2012,
e con la deliberazione del giorno 23 settembre 2012 del 342 del 2012. Cioè l'ente, l'amministrazione ha sollevato e ha cercato di chiarire determinati aspetti sollevati dalla Corte dei Conti, l'ha fatto, ciononostante la Corte dei Conti ha poi emesso una delibera nella quale si ordina di prendere delle necessarie misure correttive. Quindi le giustificazioni e le controproposte sollevate dall'amministrazione e contenute in questa delibera sono le stesse che sono state sollevate con la memoria del sindaco e con l'ordinanza, cioè quello che è contenuto nell'ordinanza della Corte dei Conti. Quindi sono due cose che già la Corte dei Conti ha risposto chiedendo misure correttive. Quindi, a nostro modo di vedere, riproporre quasi la stessa cosa rispetto a quello che è già stato sollevato è una ripetizione che sicuramente penso che i giudici, non lo so, si rispettiranno sicuramente, non lo so. Non si parla di assunzioni, non si parla di licenziamenti, ma si parla però dell'impegno da parte dell'amministrazione a non assumere più in futuro, anche qualora la legge lo prevedesse, ulteriore personale. Allora io inizio a fare delle domande alle quali poi mi risponderanno i tecnici. Rispetto a questo punto vorrei chiedere quindi per il futuro, ciò significa che se nel futuro le prossime amministrazioni volessero indire un concorso per far ricoprire l'area economica finanziaria, in questo momento è scoperta, nel senso un dirigente non lo potrà fare in futuro? Questa è la prima domanda, che visto che qua c'è l'impegno a non assumere più, se noi vogliamo un dirigente, l'area economico finanziaria con la prossima amministrazione o con le prossime amministrazioni non lo potremo fare, quindi questa è la prima domanda. Poi mi chiedo come mai il collegio televisore ha fatto una presa d'atto e non ha espresso un parere vero e proprio. Cioè, credo, il collegio televisore è chiamato a esprimere un parere, invece in questo caso ha fatto una presa d'atto. Vorrei spiegare questo passaggio anche perché ora non vorrei dire qualcosa di errato, ma ricordo che c'è proprio la legge che prevede che il collegio televisore deve esprimere un parere obbligatoriamente, quindi questo lo vorrei chiedere. Ho visto, io non ero presente, non eravamo presenti come gruppo ancora alla commissione consigliare perché il consigliere Bruno si è appena dimesso, quindi non abbiamo potuto partecipare. Però mi sembra assurdo che ci sia stato un parere legale dove nel verbale della seduta non si menziona il contenuto di questo parere, non si dice cosa è stato detto, non c'è allegata una relazione legale, quindi non abbiamo un supporto legale vero e proprio. E poi l'ultima cosa che vorrei chiedere è come mai nel corpo della delibera, nei pareri finali, c'è il parere favorevole dal punto di vista tecnico da parte del dottor Oliva, ma manca il parere contabile, nel senso che sono misure correttive queste, perché manca il parere contabile? Ecco, queste sono le domande che ci siamo posti e che vorremmo condividere insieme a tutti voi rispetto a una tematica così delicata e così importante. Detto questo, noi siamo pronti ad assumerci responsabilità e votare misure correttive, però vogliamo essere certi che queste siano realmente misure correttive. Cioè non vogliamo votare qualcosa che sia una risposta ripetitiva rispetto a quello che è stato detto già in passato e che non risolve il problema, ma che anzi lo potrebbe in un certo modo complicare. Quindi aspetto queste risposte, dopodiché mi riservo di intervenire nuovamente per prendere insomma una decisione con il gruppo. Grazie signor Presidente. Consigliere, io scusa un attimo, Gianluca. Io stavo attendendo che finivamo di discutere la vicenda compatibilità o meno per dare lettura dei verbali alla quale ho partecipato come componente della commissione, però ritengo giusto che tutto il Consiglio Comunale sia informato anche per dovere di notizia pure il gentile pubblico. Quindi se lei deve ancora parlare della compatibilità o meno, bene, perché l'intervento del consigliere Testa, diciamo, se io avessi letto questi verbali era ancora più completo, dava una vicenda più chiara, diciamo, ai presenti. Prego, subito dopo direi. Grazie, Presidente.
Signor Presidente, io ho preso la parola perché volevo dare atto dell'attività politica che hanno avuto i consiglieri Ulani, Drago, Chivindi e Bellia, perché ho capito anche che il loro discorso di allontanamento scusante dell'incompatibilità è dovuto anche al fatto che quest'atto che riprendevo non essendo un atto politico è un atto certamente personale di ogni consigliere comunale, e in ogni gruppo politico abbiamo uno che si riconosce l'incompatibilità che poi c'è, non c'è, non lo so. Non volevo interferire col gruppo stesso, quindi do atto dell'attività politica e morale che hanno avuto i consiglieri comunali in questo caso. Grazie. Grazie. Allora, se cortesemente prestate un attimo di maggiore attenzione, do lettura del verbale della seconda commissione che si è riunita il 19 aprile 2013. Allora, i componenti della commissione sono il consigliere Fassiolo, Bruno ne faceva parte, Carrà, Consoli, Virgilio e Drago. Allora, sono presenti, signori, cortesemente, un attimo d'attenzione. Alla commissione, quando si è riunita, erano presenti il consigliere Fassiolo, il consigliere che è sottoscritto e il consigliere Drago. Quindi, essendo che mancava il numero legale, è stato rinviato alle 9.30. Alle 9.30 era presente Fassiolo, il sottoscritto, Consoli, Virgilio e Drago. Do lettura del verbale. Alle sedute presente il responsabile dell'area economica e finanziaria, dottor Oliva, il presidente Fassiolo apre la seduta. Signori, cortesemente, il consigliere Drago si allontana alle ore 9.45 ritenendo la propria figura incompatibile con gli argomenti trattati nella seduta odierna. Il presidente Fassiolo chiede spiegazione al dottor Oliva in merito alla proposta deliberativa e sul parere espresso dall'organo televisore, non ritenendolo esplicativo della suddetta proposta. Dopo un ampio dibattito, i consiglieri all'unanimità decidono di rinviare i lavori a mercoledì 24 aprile 2013 alle ore 11 in prima convocazione e alle ore 11.30 in seconda, con le seguenti motivazioni: considerare l'opportunità di inserire eventuali emendamenti alla proposta di delibera e deve delegare al Presidente della Commissione di formulare richiesta al Sindaco di un consulente che possa esprimere un parere sull'atto deliberativo del CUO ed in particolare sulle eventuali responsabilità del Consiglio Comunale. Quindi successivamente la Commissione si è riunita il 13 di maggio. In prima convocazione erano presenti Fassiolo, Consoli e basta, quindi si è rinviato in seconda, dove erano presenti Fassiolo, Consoli, Virgilito e successivamente no. Io ero presente in questa commissione, anche se erroneamente sono messo a sempre, poi lo correggiamo. Sicuramente c'è stato un errore di battitura, perché poi dopo ci sono le mie dichiarazioni, quindi non posso dare assente, fare delle dichiarazioni. Comunque. Allora, erano presenti Fassiolo, sottoscritto, Consoli e Virgilito. Signor Presidente, lei è subentrato subito dopo. Era assente all'appello. Allora, vi prego, io ho il verbale davanti e risulto assente in tutta la seduta. Se voi siete così bravi pure da vedere da sotto, perché c'è scritto. Ormai tanto siamo ai limiti, quindi c'era la madre, una spiegazione. Allora, il presidente Fassiolo apre la seduta. Dopo un anno di dibattito, i consiglieri, vista l'importanza della complessità dell'argomento, non è mica decido di invitare con me il collegio editore dei conti, dottor Spinelli, dottoressa Pulisano, e di rinviare i lavori a martedì 30 aprile 2013, alle ore 11 in prima convocazione e 11.30 in seconda. Il Presidente della Commissione riferisce ai componenti per contatto del Sindaco telefonicamente e per richiesto per volontà della Commissione la posizione di un parere tecnico legale da parte di un consigliere sull'atto deliberativo in merito e aver ottenuto dal Sindaco piena disponibilità. Quindi viene rinviata ancora successivamente al 30 aprile. Al 30 aprile in prima convocazione c'era Fassiolo, Carrà, Consoli e si sono iniziati i lavori. Assiste alla seduta in collegio del segretario Bezzano, dipendente signora Gulisano. Poi il consigliere Carrà si è notato alle ore 11.30 in quanto impegnato in un'altra commissione.
stando alla mancanza di numero di casi, si rinvia la seduta in seconda convocazione. Seconda convocazione era presente Passioro, Carrà, Consoli e Virgilini. Sono presenti l'avvocato dottor Scarivola e il responsabile dell'area economico-finanziaria dottor Oliva. Il presidente Passioro apre la seduta. I consiglieri, dopo aver sentito il parere dell'avvocato Cariola, propongono di emendare, signori cortesemente, di emendare la proposta deliberativa di qua, aggiungendo di seguito al quinto punto del deliberato quando segue, e di seguire le indicazioni che della stessa Corte proverranno in ordine alle misure correttive ai sensi dell'articolo 1,168-266/2005. Allora, il consigliere Carrà rientra alle 12.30 e dichiara di non essere d'accordo con il collegio dei revisori. Ribadisco, il sottoscritto rientra alle ore 12.30 e dichiara di non essere d'accordo con il collegio dei revisori, che ha ritenuto di non esprimere parere sulla proposta di delibera, ma di limitarsi ad una semplice presa d'atto. Al riguardo chiede parere all'avvocato Cariola, che era presente, il quale non ha dato nessuna risposta. Anzi, per correttezza, non perché voglia riprendere il segretario della seduta, non mi permetterei mai, l'avvocato Cariola testualmente ha detto: no, io non è che non la rispondo, la rispondo con un lieve sorriso. Presidente Passioro, ne dà atto questo? La commissione rimette la decisione al Consiglio Comunale integrando la proposta deliberativa con quella di emendamento che si allega al presente verbale. Allora, io do lettura pure del parere che è stato espresso dal collegio dei revisori. Allora, signori, vi prego di fare un attimo d'attenzione, di attenzionare quando sto per dirvi, perché è importante, e il parere che ha espresso il collegio dei revisori a questa delibera. L'anno 2013, il giorno 5 del mese di aprile, presso il Palazzo Municipale, si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone dei signori dottor Alfio Spinella, presidente, dottoressa Rossella Teresa Pulisana, componente, assente e giustificato il componente ragioniere Antonino Di Dio. Il collegio, in prosecuzione della seduta del 9 marzo, verbale numero 15, con il quale è stata richiesta della documentazione integrativa ed in particolare con riferimento alla nota del 20 marzo 2013, protocollo 4645, allegato A, gli atti richiesti sono pervenuti in data 25 marzo 2013, protocollo 4862. La pianta organica di deliberazione numero 122 del 31/12/2010 è la rideterminazione della pianta organica, deliberazione numero 7 del 25 gennaio 2012, sono state consegnate in data odierna. Il collegio pertanto prende atto della proposta di deliberazione avente per oggetto rendiconto 2010, adempimenti ai sensi dell'articolo 1,168 legge 266/2005, giusta nota del 1 marzo 2012, protocollo 3476. Il collegio non può esimersi dal raccomandare quanto previsto dal deliberato ed in particolare di applicare il principio generale di riduzione del costo del personale, a prescindere che in base all'allegato B un vero risparmio si avrà a partire dal 2017. Io, prima che lo dimentico, chiedo la cortesia al collegio di revisore che cosa intende per di applicare il principio generale di riduzione del costo personale. Materialmente, che cosa si intende con questa definizione? Riduzione del costo del personale. Quando voi sarà il momento. Questo è quanto dovevo informare. Io il mio pensiero relativamente al parere dei revisori dei conti ve l'ho letto, l'ho detto nella commissione. Secondo il mio modestissimo e umile pensiero, i revisori dei conti devono dare un parere, non possono dire che prendono atto. Secondo il mio modestissimo parere, a tal proposito sono completamente d'accordo quando dichiarato dal consigliere Consoli che il professore Cariola è uno dei migliori amministrativisti che abbiamo non solo in Sicilia, forse
su tutto il territorio nazionale, e non comprendo e non capisco la motivazione perché un professore, un luminare, una persona con così tanta esperienza ha una domanda così, credo, normale di delucidazione perché i revisori dei conti non esprimono parere, rimanga zitto, anzi mi dice che risponde con un lieve sorriso. Quindi tutte queste cose lasciano veramente un tantino di scetticismo in coloro i quali andranno a votare una delibera che non sto qua a ripetere, ad essere retorico, lo ha già detto il consigliere Bellia, lo ha già detto il consigliere Festa, lo stiamo dicendo tutti quanti, di un'importanza eccezionale. Signori, io non vedo interventi, se non avete niente da dire, metto ai voti l'emendamento che è stato formulato nella commissione. Prego, signor Pizzi. Ah, mi scusi, devono dare prima le risposte, chiedo scusa. Ma l'emendamento lo devono dare. Prego, posso? Sì. Allora, Presidente, forse non... mi sembra strano che non, a questo punto della discussione non ci sono altri interventi, ma è tutto tranquillo, tutto abbastanza scorrevole, no? Io vorrei, se lei mi dà il permesso, leggere la delibera e soprattutto leggere un punto della delibera. Posso? Prego. E allora, quando si dice di impegnare l'amministrazione, quindi impegnare l'amministrazione, mi corregga se sbaglio, segretario. Impegnare l'amministrazione, chiedo scusa. Allora, signori, io vi prego, ma veramente vi prego, ve lo chiedo per cortesia, ve lo posso chiedere in mille modi. Stiamo parlando di una delibera che è molto molto importante. Se c'è qualcuno che non gli interessa questa delibera, io gradirei veramente che se ne vada via, vada a casa e non continua a dialogare qua, a disturbare il lavoro. Vi prego. Prego. Allora, di impegnare l'amministrazione, allora se non sbaglio, di impegnare l'amministrazione, quindi si fa, è un atto di indirizzo, cioè il Consiglio Comunale fa un atto di indirizzo, no? Sto sbagliando, no? È un atto di indirizzo. Segretario, è un atto di indirizzo. Non è un impegno tecnico. È un atto di indirizzo. Quindi noi facciamo un atto di, dovremmo fare un atto di indirizzo. Impegnare l'amministrazione a porre in essere quanto necessario e indispensabile al fine di continuare a mantenere l'andamento in diminuzione del parametro incidenza della spesa di personale. Spesa di personale. Rispetto? Aspetta. No, spesa di personale, rispetto alle spese correnti. Spesa di personale. Quindi parliamo stasera di personale. Rispetto? Ma parliamo di personale questa sera. Quindi, no, consigliere Consoli, non è prendere atto dei rilievi della Corte dei Conti. Accettare che l'ente ha cercato di operare al rispetto della normativa. No, noi parliamo stasera di personale, quindi io stasera parlo anche di mio zio. Io stasera parlo di tutti, non dei nuovi, di tutti. Qui nessuno vuole mettere contro nessuno. Stasera noi parliamo di tutto il personale. Ci scrive la realizzazione della menzionata riduzione. Quindi si parla di riduzione. Io stasera parlo di riduzione della spesa del personale. Della spesa corrente. Ma parliamo di personale. Però parliamo di personale. Non faccio spiegare, io me lo voglio fare spiegare, io stasera non sono per niente sereno, io difficilmente faccio interventi, però stasera mi sento di fare. La riduzione, ragioniere, qual è l'entità della riduzione? E soprattutto a chi è rivolta la riduzione? Lo dobbiamo capire prima di addirittura fare un atto di indirizzo. E rispetto all'entità, l'entità può essere 100, può essere 1000, può essere 10.000, i provvedimenti sono diversi. Quali sono questi provvedimenti? Perché noi finora abbiamo letto delibera di prendere atto dei rilievi della Corte dei Conti, giusto? Delibera di accettare che l'ente ha cercato di operare rispetto alla normativa, giusto? Di dare atto che l'ente ha attivato la procedura di stabilizzazione, va bene, lo ha fatto. E quest'altro punto è motivo di allarme per tutto il personale, non soltanto il nuovo, per tutto il personale. È un motivo di allarme oppure no? Che tipo di allarme? Lo spieghi? Riduzione della spesa. Cosa significa? Riduzione, infatti,
Io non dico, non si vuole fare un discorso stasera di parte, non è un discorso politico stasera. Tutti noi qui dentro, tutti, e ne sono sicuro, vogliamo risolvere il problema, sicuro. Però è normale che da parte nostra c'è un minimo non dico confusione, perché per me è chiaro, ma allarme c'è. Il consigliere Consu di prima leggeva la delibera come se fosse stupidaggine, come se fosse una cosa normale. Diceva l'ente ha cercato di operare.